Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Coltivazione Biologica. Oggi parliamo di come coltivare il cavolo broccolo nell'orto. Siamo qui ospiti da Diversamente Fattoria e abbiamo appena fatto il trapianto dei cavoli con il trapiantatore manuale di cui vi abbiamo parlato già in un altro video. La coltivazione del cavolo broccolo è tipica dell'orto autunnale, quindi i cavoli broccoli si piantano da agosto in poi fino a tutto il mese di settembre. Il cavolo broccolo si contraddistingue per avere diverse varietà che si differenziano soprattutto per il ciclo colturale. Abbiamo il cavolo broccolo precoce, solitamente cresce in 60 giorni dal momento del trapianto. Poi c'è il cavolo broccolo di ciclo medio, quindi 75-80 giorni dal trapianto. E poi abbiamo il cavolo broccolo tardivo, 90-120 giorni dal trapianto. Qual è la differenza? Più il ciclo colturale è lungo, quindi 90 giorni piuttosto che 120, più avremo teste di broccolo più grandi, una verdura che si allarga e cresce di più. Il cavolo broccolo precoce sviluppa una testa più piccola, la chiamiamo testa del broccolo. Ora, qui abbiamo un campo che è stato già messo a dimora. Vediamo come è stato strutturato. Per prima cosa bisogna sottolineare la distanza tra una piantina e l'altra. Il cavolo broccolo si mette a dimora a 40 centimetri l'uno dall'altro, cioè sulla fila, lungo il filare, 40 centimetri tra una piantina e l'altra. Tra i filari, in questo caso da qui all'altro filare, al centro abbiamo questo camminamento che ora spieghiamo come è stato strutturato. Tra i due filari abbiamo circa 50-60 cm, che è la distanza minima da mantenere per fare sviluppare le piante in maniera corretta. Poi vediamo qui però, in questo campo di cavolo broccolo, in questo letto di cavolo broccolo, al centro sono state messe questa insalata canasta, una bella insalata rossa. Perché è stato fatto questo? Ora, l'idea è questa qui. L'insalata ha un ciclo dal momento del trapianto di circa 30 giorni, 30-45 giorni, mentre il cavolo broccolo andiamo minimo da 60 giorni a salire. Ora cosa succede? Nel tempo in cui si raccoglie la lattuga avremo piante di broccolo ancora non in fase di raccolta, avremo piante di broccolo cresciute così. Nel frattempo sfruttiamo questo spazio per raccogliere un po' di lattuga. È un'idea per ottimizzare al meglio gli spazi che abbiamo. È un trapianto intensivo. Tu praticamente hai 1 metro di terra che stai sfruttando al massimo delle sue possibilità. Quali sono le cure colturali da dedicare al cavolo broccolo? La più importante credo che sia la rincalzatura. La rincalzatura si effettua quando le piante hanno raggiunto circa questa altezza, quindi dopo 1 mese. In questo caso, dopo che togliamo la lattuga, quindi fra 1 mesetto, ci andiamo a fare la rincalzatura dei broccoli. Quindi avremo il terreno libero qui, con la zappa da un lato e dall'altro andremo a rincalzare i nostri cavoli broccoli. Ora, perché si fa la rincalzatura sul cavolo broccolo? Così come in generale sugli altri cavoli. Sono piante molto voluminose, sviluppano un tronco abbastanza consistente. La rincalzatura serve uno per tenere pulito dalle erbe infestanti, perché tu vai a zappare, vai a riportare terra al piede del cavolo e quindi togli le erbacce. Prima funzione della rincalzatura. Riportare la terra al piede della pianta con la rincalzatura rinforza la pianta stessa. Queste sono colture autunnali in campo aperto, quindi immaginatevi una tempesta. Succedono purtroppo le tempeste. Una tempesta di pioggia e vento, se le piante sono rincalzate, restano perfettamente in equilibrio, ferme, ancorate al terreno. Piante
piante non rincalzate si possono allettare, quindi cadere, spezzarsi. Quindi noi consigliamo di fare la rincalzatura ai cavoli, soprattutto al cavolo broccolo. Il cavolo broccolo è comunque una verdura molto rustica. Attenzione a non piantarlo in primavera-estate perché spica facilmente, va a fiore facilmente. Mentre in autunno ha un mantenimento molto lungo che ci dà il tempo di raccogliere e di giostrarlo diversamente. Sui cavoli, nella coltivazione dei cavoli, del cavolo broccolo, la principale attenzione è la cavolaia. Qui adesso vediamo piante piccole appena messe a dimora, ovviamente non c'è cavolaia, però ci sarà, sicuramente ci sarà. La cavolaia è quella farfallina bianca che cova nella pagina inferiore delle foglie del broccolo, fa delle uova arancioni e poi da queste uova nascono dei bruchi e i bruchi mangiano tutte le foglie del cavolo broccolo. Ora, in biologico ci sono diversi sistemi per tenere a bada la cavolaia dei broccoli. Qua è uno spazio molto grande, quindi non conviene installare reti antinsetto, ma su un filare piccolo si possono mettere delle reti antinsetto, degli archi con una rete protettiva e ti proteggi dalla cavolaia. La cavolaia si può combattere installando delle trappole elettriche a elettroluminescenza che vengono attivate nelle ore notturne e catturano le farfalline. La cavolaia, i bruchi, si possono combattere con il Bacillus thuringiensis che è attivo sui bruchi di lepidotteri. Quindi, se la coltivazione è avanzata, ci rendiamo conto della presenza di bruchi che mangiano le foglie. Un passaggio di Bacillus thuringiensis è consigliato. Altrimenti il metodo più semplice, ovviamente qui abbiamo delle foglie piccole, non è ancora, diciamo, il caso, appena trapiantate, però quando si gira nei campi, quando si ispezionano le piante, è bene rivoltare le foglie e vedere se ci sono uova e schiacciare queste uova. Schiacciando le uova si tiene a bada la cavolaia. Altri consigli sulla coltivazione dei cavoli: è importante che stiano su un terreno umido, ma non inzuppato. I terreni inzuppati possono portare al rischio di botrite, soprattutto in terreni molto umidi dove si crea molta umidità. Questo è un terreno ben ventilato, non abbiamo grossi problemi di botrite. Però in terreni molto umidi lasciate le giuste distanze. Magari togliete anche le foglie gialle, lasciate che circoli aria tra i broccoli, in modo che non si creino muffe come la botrite che può rovinare in campo aperto anche questo tipo di coltivazione. Penso che ci siamo detti tutti sul cavolo broccolo, vi salutiamo, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, grazie per averci seguito.